Gianmarco Onestini ancora contro Soleil, non le importa nulla di Luca, cerca notorietà. Il caso di Soleil Sorghè e di Luca Onestini continua a essere al centro dell'attenzione per il pubblico del Grande Fratello VIP, in modo particolare per i fan di Uomini e Donne che hanno seguito la coppia sin dalla loro avventura nel programma di Maria De Filippi. L'amore tra i due è più in bilico che mai, con Luca dubbioso all'interno della casa e, soprattutto, Soleil pericolosamente vicina a Marco Cartasegna e pesantemente attaccata dal fratello di lui, Gianmarco Onestini. Intervistato da Sky, quest'ultimo, che già nei giorni scorsi non aveva risparmiato critiche pesanti alla cognata, ora rincara la dose, sostenendo che, in sostanza, alla sorge non importi davvero dell'extronista. E la sensazione, per molti, è che nella puntata del 9 ottobre, Soleil potrebbe addirittura lasciare Luca in diretta. L'attacco di Gianmarco a Soleil Sorghè. Dopo aver praticamente accusato Soleil di aver tradito Luca con Marco, Gianmarco sostiene che in realtà gli incontri con Cartasegna potrebbero essere un tentativo per far parlare di sé in vista della sua prossima ospitata al GF VIP. Il fratello di Luca definisce il rapporto tra i due fidanzati fragile e si dice convinto che i sentimenti di lei non siano sinceri. Questi fatti con Cartasegna danneggeranno ulteriormente il loro già fragile rapporto. Con Marco potrebbe esserci qualcosa, ma potrebbe anche semplicemente essere una strategia per avere notorietà. Quando è andata dalla D'Urso ha parlato della De Lellis e non di Luca. Idem su social, non c'è una foto con mio fratello. Quando va come ospite in trasmissione parla solo di lei, non lo sostiene mai. Non gliene importa niente di Luca, pensa solo a sé. Addirittura non ha aderito al gruppo che ho creato per sostenere mio fratello, ma ne ha creato uno solo per riempirmi di insulti. Ho forti dubbi sul fatto che voglia bene a Luca. Il gossip su Soleil e Marco Cartasegna, Luca la critica. L'atteggiamento della Sorghè, intanto, sta complicando la situazione, soltanto un paio di sere fa, infatti, Soleil era al compleanno di Marco, tanto da alimentare ulteriormente i gossip su un flirt con l'ex di Federica Beninca. Lei. Se da una parte parla di semplice amicizia con Cartasegna, dall'altra appare sempre più dubbiosa sui suoi sentimenti per il fidanzato, specie dopo le rivelazioni di Giulia Latini sui contatti con Luca dopo la scelta. E Luca, dalla casa, che dice? Il concorrente del Grande Fratello VIP è ovviamente all'oscuro di tutto ciò che sta accadendo fuori. Ma sembra nutrire parecchio scontento nei confronti della compagna. Con insofferenza, ha infatti lamentato l'assenza di messaggi da parte di Soleil, dandole addirittura della pezzente, per adesso è l'unica fidanzata che non ha fatto niente per me. Per mandarmi un messaggio dopo tre anzi dopo quattro settimane che non mi vedi. Il confronto al GF VIP, Soleil lascerà Luca? Insomma, l'amore dei due giovani lanciati da Wed sembra davvero sull'orlo della rottura. Il video promozionale diffuso da Canale 5 per la nuova puntata del GF VIP lascia intendere che la questione sarà uno degli argomenti caldi della serata. Dopo il confronto sfumato la scorsa volta per un presunto malore di Soleil, stavolta l'incontro tra i due è praticamente assicurato. Soleil lascerà Luca davanti a milioni di spettatori?